partita ricomincia. Andiamo, Danny. Sì. Coraggio, ragazzi, non sprechiamo tutti gli sforzi fatti fino adesso per rimontare. D'accordo. Seguiamo questa azione di gioco. La Tohu imposta con l'Enders che avanza veloce. Toglietevi di mezzo, è meglio per voi. Viene attaccato da un giocatore della Mambo, ma se ne libera con una spallata. Questa volta faccio tutto da solo. Non cadrò nella trappola del fuorigioco. Lascialo a me. Tu occupati degli altri attaccanti. Non mollarli un attimo, mi raccomando. Va bene. E ora Ross che cerca di ostacolare lo scatenato Lenders. Questo sì che sarà un bel duello. Finalmente, Julia. Proprio quello che volevo. Ti ripagherò con la stessa moneta. Attento, Mark. Ti fermerò di nuovo. Non ti farò andare via. Lenders si allarga sulla sinistra, Ross lo affianca. I due sgomitano vistosamente, ma l'arbitro non interviene. Combattono con molta grinta. Si rinnova l'antagonismo fra i due capitani. Capitano! Ti fermerò! Julia, che hai? Attenzione, Ross cade a terra! Ma non ci pare che ci sia stato fallo da parte di Lender. Giulio! Sembra quasi che Ross sia stato colpito da un malore. Giulia! Capitano, che succede? Ross è a terra, sembra svenuto. Continuate a giocare! L'arbitro non ha fischiato! La palla è conquistata da Mallory per la Mambo! Forza per il nostro capitano! Sì! Sì! Che riparti in un velocissimo contropiede! Forza, veloci! Va bene! Nel frattempo Ross è sempre a terra e Lenders si è fermato vicino a lui per dargli i primi soccorsi. Ma che fa Mark? Julia! Mark, lascialo stare e vieni ad aiutarci. La Tohu si è fatta cogliere sbilanciata in avanti e ora cerca disperatamente di recuperare. Julia sta male, ma non possiamo fermarci. Lo dobbiamo fare per lui. Guarda, Julia, questo gol lo dedichiamo a te. Poveri illusi. Non mi fate paura. Voi non avete la forza di Julian. Credo che sia l'ultima occasione per la Mambo di riportare in parità il risultato. Siamo agli sgoccioli di questa bella partita. La Mambo cerca in tutti i modi il gol del pareggio che gli consentirebbe di andare ai supplementari. Nonostante Ross sia ancora a terra, il direttore di gara fa proseguire l'azione. Forza, Harry! Cerchiamo di avvicinarci il più possibile alla porta! Senza problemi! Ok, Stephen! Phillips è quasi al limite dell'area! Salta un altro avversario! Non ti preoccupare, Julian! Segneremo per te! Li distruggeremo! Non cerca l'azione personale, ma ritorna la palla a Mallory, che è in posizione migliore! Ma cosa stanno facendo? Mallory è in posizione ideale per battere a rete! Venite avanti! Pensaci tu, Harry! Vai! Ma incredibilmente preferisce allungare la palla in profondità, ancora in direzione di Philip. Ma perché non ha tirato? Da quella posizione non poteva sbagliare. Così rischia di mandare tutto a rotoli. Devo anticiparlo. Non devo dargli il tempo di tirare in porta. Dipende tutto da me. Dai! Ah! Il pallone sta per giungere a Phillips. Ora! Si fa incontro Warner che cerca di chiudergli lo specchio della porta. Ma non è possibile! Warner ce l'ha fatta! Ha bloccato il pallone uscendo alla disperata sui piedi dell'attaccante della Mambo. Con questo intervento Warner ha salvato la propria squadra da un possibile pareggio. Ah, ah,
bravissimo, eh! Bella parata! Ma è incredibile! Davambo ha gettato al vento la possibilità di raggiungere la Tou sul tre pari. Mancano soltanto 2 minuti al termine dell'incontro. Ormai la Tou ha la qualificazione in tasca. Speriamo che ora l'arbitro fermi il gioco e dia il permesso di soccorrere Ross, che è ancora semisvenuto sul campo di gioco. Bravo Ed, la dobbiamo a te questa vittoria. Julian, il capitano! Julian! Finalmente si soccorre Ross. Speriamo che non sia niente di grave, anche se il giocatore non ha ancora ripreso conoscenza. Capitano! Julian! Non preoccupatevi, ragazzi. Sei sicuro, Julian? Avete segnato? Purtroppo no. Non importa. Lo dovevo sostituire prima, è tutta colpa mia. Coraggio, Vincent, tocca a te. Vado. Ross viene portato fuori a braccia da un suo compagno. Sembra molto provato. Cos'è successo? Si è fatto male, ma non è possibile. Capitano! Julian. Coraggio, ragazzi, non vi voglio vedere così. Anche senza di me avete il dovere di continuare a lottare. Lo so che potreste ancora farcela. Va bene! Stanno allenando molto seriamente. Faranno una bella figura al campionato. Vai! Che fai, Alan? Dai, impegnati di più o farai una brutta figura. Questi non sono tiri imprendibili. Però che bel tiro, è proprio un fenomeno quell'atto. Sì, ma gli ho visto fare di meglio a quel ragazzo. Questo era solo un tiretto. Come? Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. La Mambo non ha più la forza di creare azioni pericolose. È un duro intervento ora su Mallory. È stato Spencer l'autore di questo fallaccio. Ecco il triplice fischio dell'arbitro, la partita si chiude qua. La Tou ha vinto meritatamente per 3-2 ed accede quindi al secondo turno delle eliminatorie. È stata una vittoria molto sofferta perché la Mambo, grazie soprattutto alla splendida prestazione di Ross, ha lottato fino all'ultimo minuto. Hanno vinto. Bravi. È andata male, Julian. Pazienza. Lo so. Holly, mi dispiace. Non potremo incontrarci al campionato nazionale.